fissati dei treni nuovi che miglioreranno intanto le condizioni di coloro i quali viaggiano, e questa era un'altra delle richieste fondamentali che siamo riusciti ad ottenere. E poi c'è questo progetto di prosecuzione della ferrovia verso Cortina, verso l'Alto Adige, verso l'Austria, e forse il convegno di oggi forse ci chiarirà qualche aspetto in più e quali passi sono stati fatti in avanti per riuscire ad arrivare a concretizzare questo sogno che sempre più sembra diventi realtà. E questa è, penso, una conquista che potremo fare grazie all'impegno e alla voglia di tutti. Filiberto guida questo comitato per l'Avennello ferroviario, ma ci sono tantissimi altri portatori di interesse che ci stanno mettendo la faccia e tutto l'impegno possibile affinché si possa concretizzare questo sogno. Ecco, penso che il convegno di oggi voglia un po' fare il punto della situazione su quelli che sono i passaggi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista politico e soprattutto economico-finanziario, per cercare di raggiungere e portare avanti questo obiettivo. Tanti stiamo lavorando, io in provincia ho costituito un tavolo di lavoro con alcuni rappresentanti sindaci degli enti locali, con Confindustria, che è sicuramente uno degli interlocutori che più si sta dando da fare per cercare di riuscire ad arrivare a delle soluzioni anche migliorative delle ferrovie e della stessa ferrovia, scusate il gioco di parole. Ecco, penso che questa è la strada che stiamo cercando di percorrere con l'obiettivo di raccoglierne i frutti, quindi mi auguro veramente che da oggi si possa fare ancora un passaggino in più per arrivare a realizzare e a migliorare quella che è la ferrovia. Sono convinto che la ferrovia sia sicuramente un sistema fondamentale per le infrastrutture della provincia di Belluno. Abbiamo una risorsa che dobbiamo solamente cercare di migliorare nella qualità del servizio, e questo è l'obiettivo che tutti insieme ci siamo prefissati. Io ringrazio ancora Filiberto, vi auguro veramente un buon convegno e una buona giornata a tutti.